I sogni, molto spesso, sono i desideri più profondi di ognuno di noi, che in alcuni casi, i più fortunati, possono anche diventare realtà. La storia che vi racconto oggi non parte propriamente da un sogno, ma piuttosto da una necessità. Quella di Luca Musso e Corrado Gaia, amministratore delegato di Cartello SRL, nel trovare una soluzione ai tanti problemi che affliggono chiunque viva al mare, eliminando quindi i guai e aumentando la sicurezza a bordo. Sì, ma come? Il sistema si chiama Horizon e ora ve lo spiego in ogni suo dettaglio. Voi intanto mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Questo è The Boat Show. Con lo sviluppo dell'elettronica e della tecnologia applicata alla meccanica, i motori sono sempre di più delle scatole ermetiche, difficili da intuire, ascoltare e prevederne i malfunzionamenti. È ovvio che i professionisti, magari i comandanti con miglia e miglia alle spalle, riescono a percepire le risonanze, i rumori, le vibrazioni diverse, quindi prevenire i problemi. Ma i diportisti, coloro che usano le loro imbarcazioni solo per goderne, beh, ancora oggi scongiurano i guasti, sperando nella buona sorte. E quindi, mi direte voi, questi sono tutti i problemi che noi conosciamo. Ma che cos'è Horizon? Beh, Horizon è la soluzione. E ora datemi un attimo, saliamo a bordo e ve lo spiego. Ma cominciamo dall'inizio. Horizon è un sistema di monitoraggio completo del motore, anche da remoto, e può gestire fino a 4 blocchi motore contemporaneamente e di qualsiasi casa costruttrice. Si compone di una prima centralina, o anche chiamata black box, dove al suo interno, oltre ad altre entrate di cui parleremo dopo, riceve il segnale J1939 Canvas, inviato direttamente dal motore. Vengono elaborati quindi tutti i dati misurabili che arrivano direttamente dal motore e, oltre a crearne uno storico, vengono registrati dati di marcia ottimale, come per esempio la temperatura dell'olio, quella dei gas di scarico o anche il carico del motore, vari regimi, insomma tutto. Tramite la centralina poi si possono impostare le soglie di tolleranza di variazione dei dati oltre le quali poi scatta l'allarme. E qui entra in gioco la seconda parte del sistema Horizon, che è gestita da questo secondo modulo. Semplificando, potremmo dire che questa è l'antenna di tutto il sistema, ma in realtà è una vera e propria seconda centralina elettronica. Delle sue altre funzioni però ne parleremo dopo. Il suo compito primario è quello di emettere l'allarme e inviare i dati specifici del problema rilevato a bordo. Sì, ma a chi? Beh, è qui che sta il bello. Come dicevamo, in caso di guasto un messaggio viene subito inviato all'armatore o a chiunque fosse stato designato per la ricezione di questo. Poi, se si vuole, lo stesso messaggio viene anche inviato al proprio service di fiducia. Ma il pezzo forte è che immediatamente viene inviata una richiesta di assistenza ad ogni officina autorizzata presente all'interno di un perimetro prestabilito. 20, 30, 40 miglia? Beh, decidetelo voi. La risultanza è che ogni officina riceve immediatamente la segnalazione del guasto, il codice diagnostico di quel motore e le specifiche del suo malfunzionamento, e ancora la posizione dell'imbarcazione, quando si è verificato e come, insomma, tutti i dati utili alla risoluzione del problema. A questo punto le officine hanno facoltà di accettare o meno la richiesta di assistenza, ma sarà solo dell'armatore la scelta finale dell'officina alla quale fare riferimento. E tutto questo tramite il cellulare, con notifica push, SMS o addirittura chiamata, oppure tramite mail o direttamente sul portale di Horizon. La trasmissione dei dati avviene per mezzo di una banda telefonica 4G o, se in mancanza di questa, grazie alla connessione satellitare. Il tutto in totale autonomia del sistema. Beh, insomma, se vi succede qualcosa al motore, Horizon organizza autonomamente l'assistenza al posto vostro.
Allora, ricapitolando, io oggi sono su uno splendido Castagnola Heritage 9.9 e, ahimè, ho una avaria al motore. Io non posso immaginare di che cosa si tratti, ma Horizon lo sa. E allora manda autonomamente una richiesta di assistenza a tutte le officine autorizzate intorno a me. Loro sceglieranno se accettare o meno la mia richiesta e io dovrò solo scegliere tra quelle che mi hanno accettato da chi andare a risolvere il mio problema. Beh, non è meraviglioso? In realtà Horizon ha tante altre funzionalità, di cui una è particolarmente tecnologica perché è integrata con l'intelligenza artificiale ed è un po' l'upgrade di quella di cui vi ho appena parlato. Se fino adesso abbiamo detto che Horizon è un ottimo assistente in grado di riconoscere l'entità e la natura di un problema tecnico al motore, beh, ora con il machine learning può addirittura prevenirlo. Elabora tutti i dati acquisiti nel database relativo al funzionamento del motore nell'arco della sua intera vita. E ad ogni minima variazione significativa, questo risponde con un consiglio di manutenzione straordinaria. Se per esempio il liquido di raffreddamento passa da una temperatura stabile di 85 gradi a una costante di 87, beh, allora è probabile che ci consiglierà di pulire gli scambiatori prima che il danno diventi irreversibile. Insomma, fare affidamento a un sistema del genere è come navigare con a bordo un comandante esperto o un ufficiale di macchina che analizza minuto per minuto tutti i dati misurabili, mentre voi invece vi godete la vostra navigazione. E infatti la centralina black box, oltre alla sua piattaforma inerziale integrata, collabora con tutta la strumentazione di bordo tramite la rete NMEA 2000, così da poter elaborare tutti i parametri misurabili di bordo, come per esempio il pitch o il rollio, o la temperatura, o ancora la direzione e intensità del vento, i livelli di carburante e delle batterie, e rendere tutto questo fruibile da remoto. Il tutto viene salvato sulla piattaforma Horizon, creando così uno storico completo della vita dell'imbarcazione, che rimane naturalmente a disposizione in qualsiasi momento dell'armatore o della compagnia di charter, qualora l'imbarcazione fosse un'imbarcazione in locazione. E proprio per le compagnie di charter è stata pensata quest'altra super funzione, il GeoFence. Come abbiamo detto prima, l'antenna permette un tracciamento GPS preciso da remoto della propria imbarcazione, completa di dati di marcia, status e attività del motore e condizioni meteo effettive. Horizon permette di impostare delle zone proibite all'interno delle quali la barca non deve entrare, evitando così secche o pericoli in generale. Oppure, al contrario, una zona di mare all'interno della quale la barca deve stare. Se i limiti di questi boundaries venissero varcati, l'allarme viene inviato immediatamente alla compagnia di charter e al comandante dell'imbarcazione, così da riportarla nella porzione di mare adibita alla sua navigazione. Questo si traduce anche nella funzione di sicurezza alla fonda o di antifurto, che scatta nel momento in cui la barca si allontana troppo dal punto prestabilito, verosimilmente una porzione di rada o il suo ormeggio in banchina. E non è finita qui, perché Horizon, oltre che a poter inviare i messaggi, beh, è anche capace di riceverli. Eh già, perché la black box, oltre che a poter gestire due motori contemporaneamente, quindi per imbarcazioni con quattro motori servirà una centralina in più, può anche gestire lo stesso numero di canali di domotica di bordo. Certo, non è un sistema completo di domotica di bordo, è ovvio, ma è utile per utilizzare quei servizi base come la pompa di sentina o, perché no, i frigoriferi. Insomma, Horizon può essere considerato come un vero e proprio equipaggio tecnico a bordo. Un comandante esperto che mantiene la memoria storica di tutta l'imbarcazione, del suo moto, della sua navigazione, dei dati del motore e della sua manutenzione, aumentando così esponenzialmente la sicurezza a bordo e permettendo a chiunque di poter controllare la propria imbarcazione 24 ore su 24 da remoto, intervenendo qualora ci fosse qualsiasi tipo di problema. Beh, insomma, se qualche anno fa mi avessero detto tutto questo, avrei pensato che si potesse solo trattare di un sogno. Ma sapete cosa?
Oggi Horizon è una realtà.